È un luogo dove ciò che potrebbe essere una speculazione edilizia diventa una delibera. E magicamente quello che è illegale diventa legale, ma nessuno lo vede perché è una delibera. Quindi quello che magari è una costruzione, un abuso edilizio, diventa delibera e quindi si fa. E allora i cittadini devono entrare dentro. Voi avete una lista civica qui ad Alghero. Siete tra i pochi comuni che ce l'hanno in Sardegna. Quindi combattete. Ora vi presento Graziano, che è il vostro candidato sindaco. Che insieme a lui voi dovete aiutarlo, perché non sarà lui, lui sarà il portavoce come noi. Ma siete voi il gruppo che dovrà aiutarlo e supportarlo e fare le battaglie insieme a lui. Perché lui non dovrà essere da solo, dovete essere tutti voi insieme a lui. Quindi lasciamolo presentare, Graziano, in bocca al lupo per tutto. Vai, Graziano. Io non sono abituato a parlare in pubblico perché non faccio il politico. Non vi prometto niente perché io l'unica cosa che vi chiedo, io mi trovo qui perché ho fatto parte di un gruppo stupendo che è il gruppo di Alghero, il meetup di Alghero, e ogni giorno cerchiamo un partecipante in più, ogni giorno cerchiamo un problema in più, ogni giorno cerchiamo voi, perché noi siamo qui per voi, ma possiamo continuare a rimanere se sappiamo quali sono i vostri problemi. Dunque non posso far altro che chiedervi di venire ai nostri meetup. Diteci chi siete, raccontateci, io faccio il vostro portavoce. Posso solo fare questo, perché altro la mia esperienza non è. Oltre che a chiedervi di venire, non posso che ringraziare il Meetup di Sassari che ci ha dato questa possibilità, un gruppo di Cagliari, un gruppo di Olbia e i parlamentari, loro, io farei un grandissimo applauso a loro. Perché se noi stiamo facendo quello che stiamo facendo è perché loro ci danno il coraggio di continuare a combattere, perché combattendo possiamo veramente cambiare le cose.